Radio Marche Sport Show. Calcio, musica e allegria. Buon sabato ancora a tutti voi da Radio Marte, buon sabato da Peppe Iannicelli, buon sabato da Tony Molà in regia, due ore da trascorrere insieme con Radio Marte Sport Show, calcio, musica ed allegria. Tanto sport naturalmente, perché ormai è già vigilia della sfida tra il Napoli ed il Bologna, ma anche qualche incursione gastronomica, qualche consiglio per superare lo stress da lockdown e qualche bella possibilità di coniugare la scoperta dell'arte con la pratica sportiva. Insomma, mens sana in corpore sano, ma concentriamoci senza dimenticare la grande musica del momento, subito sulla sfida tra il Napoli e Bologna, una sfida, e lo chiedo subito a Pasquale Tina, che è già pronto ad intervenire, che diventa molto 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 pesante nell'economia della stagione del Napoli dopo il passo falso in campionato contro il Sassuolo. Vero Pasquale? Ciao Peppe, buongiorno. Sì, assolutamente vero, una partita che io definisco decisiva, perché è chiaro insomma che c'è bisogno di quella risposta che Gattuso ha chiesto ieri con veemenza alla squadra, ieri ha alzato anche la voce, perché la prestazione con Rijeka poteva trasformarsi in una figuraccia colossale dopo il brutto primo tempo giocato in Croazia, tu eri lì, e quindi è chiaro che con il Bologna servirà un approccio e una mentalità diversa per fare il risultato contro una buona squadra che prende tanti gol, però anche tante individualità interessanti, quindi non puoi assolutamente sottovalutarlo. La domanda che faccio a te Pasquale, che giro anche ai nostri radiotelespettatori che possono intervenire con messaggi audio scritti ai consueti numeri di telefono, è soltanto un problema di mentalità o cominciano ad evidenziarsi delle problematiche di natura tattica che il mister non è riuscito forse ancora a risolvere? Per esempio, faccio l'esempio della partita contro il Rijeka: Mertens per tutto il primo tempo costantemente libero tra le linee, che veniva sistematicamente ignorato e non servito, forse perché i piedi di Dembe e Lobotka non erano in grado di fargli arrivare quella palla filtrante che serviva per innescare il belga. No, non è soltanto un problema di mentalità. Mentalità è sicuramente importante, perché non è un caso che il Napoli, dopo una grande prestazione, per esempio Atalanta, poi ha perso con la Z, dopo Real Sociedad ha perso col Sassuolo, quindi c'è sicuramente questo problema. Dal punto di vista tattico, se puoi continuare a giocare così, con questo modulo, col 4-2-3-1, è fondamentale giocare più in verticale, cosa che il Napoli non sempre fa, come hai ricordato tu, e quindi insomma si rischia di diventare troppo prevedibile. Il 4-2-3-1 prevede tanti movimenti in verticale, prevede anche tanti movimenti senza palla. Se non si fanno, si cerca sempre palla addosso e si diventa troppo prevedibile. Hai un giocatore come Osimhen che va sfruttato, che va messo nelle condizioni di esprimersi al meglio, quindi c'è anche del lavoro da fare, che tu solo sa. E io mi aspetto anche, quando Elmas e Zielinski saranno bene dal punto di vista delle condizioni, anche il loro inserimento magari tra le linee, per avere un modulo che è un 4-2-3-1 ma può diventare anche un 4-3-3, quindi insomma c'è un laboratorio aperto insomma per trovare la migliore soluzione anche tattica di questo Napoli. 3-3-9 naturalmente, ricordiamo anche il numero di telefono per poter interagire con noi, nel senso con un messaggio vocale oppure con un messaggio, ripeto ancora, 339-666-9990, il consueto numero di Radio Marte. Io credo che ci siano poi anche delle condizioni fisiche imbarazzanti, voglio riprendere un aggettivo usato da Gattuso nel post Rijeka: Lobotka è sembrato proprio lento, impacciato e decisamente fuori condizione. Sì, ha giocato male, obiettivamente, è un giocatore che da quando è entrato insomma non ha mai convinto. C'è anche da dire che quando giochi poco, del suo caso, devi essere bravo in quelle poche occasioni che hai a disposizione nel metterti in mostra, perché non è un giocatore che sta avendo la continuità con le 10 partite insomma che ti consentono di esprimerti al meglio. Anche lui deve migliorare. È chiaro che secondo me la coppia centrale Demme e Lobotka insomma ha mostrato qualche problema, soprattutto in fase di impostazione. Poi Demme è stato bravo, perché addirittura ha sfiorato la doppietta, ha offerto una prova di grande intensità, ma dal punto di vista della manovra
troppi tocchetti, palla toccata tante volte prima di verticalizzare, come dicevi tu, poi spesso si perde anche il tempo degli inserimenti, anche di lo stesso Mertens che va sfruttato in velocità in verticale. E insomma, nel ringraziare Pasquale Tina per il suo prezioso contributo, ci vorrà un Napoli davvero maiuscolo domani contro il Bologna, squadra che naturalmente è inferiore dal punto di vista dell'individualità e dell'organico, ma che ha voglia, determinazione, convinzione, è un allenatore di quelli davvero molto molto tosti. Attendiamo i vostri messaggi al 339-666-9990 e intanto Emma ci conduce nella prima esplorazione musicale di questa puntata latina. E rieccoci con Radio Marte Sport Show, calcio, musica ed allegria, due ore fino alle 14 da trascorrere insieme per inquadrare la partita tra il Napoli ed il Bologna, ma anche per concederci qualche incursione musicale e per scoprire i piaceri della vita. Intanto ci segnala Giulio da Ashford, che ci segue con molta attenzione, che lo streaming in questo momento non è perfetto, stiamo rimediando e fai bene, perché con la tua app puoi seguirci in tutto il mondo. Vi assicuro che l'ho usata anch'io nella mia recente trasferta in Croazia e davvero ho ascoltato perfettamente tutto il programma e tutta la programmazione. Per quanto riguarda invece l'aspetto tecnico, alcuni evidenziano come anche esterni non abbiano fatto una prova particolarmente importante in Croazia, in particolare lo stesso Di Lorenzo, dice Giulia, non è incappato nella migliore delle sue serate. Elmas era al ritorno e ha saputo in qualche modo essere protagonista, seppure con qualche titubanza, dice Pasquale da Caserta. Ma di Elmas parleremo del dettaglio subito dopo la pubblicità, un altro brano musicale con un esperto, con un mental coach che ci dice quanto sia complicato per un atleta vivere e lavorare al tempo del Covid. Radio Marte Sport Show, calcio, musica e allegria. Radio Marte Sport Show, calcio, musica e allegria. Il rapporto tra la mente e le prestazioni fisiche di un atleta, ma anche di persone normali. Buon pomeriggio. Stiamo per... atleti che hanno già dovuto conti con questa tremenda patologia. Elmas, per esempio, che ha giocato la partita contro il Rijeka, alla vigilia mi è parso anche molto provato dal punto di vista emotivo, dal punto di vista della serenità, come ovvio che sia. Non solo ma anche sulla mente, sulla tensione, sulla capacità dell'atleta di ritornare ai suoi massimi livelli, sapendo che un atleta è chiamato sempre poi a dare il meglio di sé portando il corpo oltre i propri limiti. Dunque queste le questioni che faremo insieme. Dovrebbe essere arrivato, se non sbaglio, il nostro ospite. Buongiorno a te, Ayace. Pronto? Io purtroppo non sento Ayace Rusciano, credo ci sia stato qualche problema nel collegamento, cercheremo ovviamente di ripristinarlo appena possibile per cercare appunto di avere lumi sull'aspetto della condizione mentale e fisica di un atleta che si prepara, voglio dire, ad una competizione sportiva. Dovrebbe esserci finalmente. Pronto? Buongiorno a tutti, buongiorno Beppe, buongiorno agli ascoltatori. Buongiorno, ti sento finalmente forte e chiaro. Dunque, caro Ayace, dicevamo di quanto la mente poi condizioni le performance atletiche. Ti pregherei di essere flash, perché ho già delle domande da parte dei nostri radiotelespettatori per te. Innanzitutto parliamo di un atleta professionista. Io ho visto Elmas, per esempio, molto provato anche alla vigilia della partita con il Rijeka. Secondo te quanto ci vuole affinché un atleta torni al top dopo aver vissuto, diciamo, questa esperienza del Covid? Ma intanto, per essere chiari, il cervello garantisce una prestazione ottimale solo nel momento in cui la società, l'allenatore, lo staff mettono in condizione l'atleta di lavorare in maniera ottimale. Quindi da una parte sicuramente c'è l'atleta, la sua motivazione,
che può spingersi oltre ai limiti. Ricordiamo che i più forti atleti sono quelli che riescono a superare il dolore, riescono a superare i momenti di difficoltà e a trasformare le difficoltà in momenti di crescita, che è la cosa più difficile. Questo fa un grande atleta e il cervello di un grande atleta. Dicevo l'allenatore della società per essere flash, perché dobbiamo finirla di fare calcio e sport come negli anni 80 con gli stessi modelli. Oggi ci sono, come già accennavo altre volte Beppe, delle tecnologie che ci permettono di performare maggiormente. Sono utilizzati in Nord Europa, in Inghilterra e negli Stati Uniti, comprese le tecnologie per quanto riguarda gli aspetti di prevenzione dello stress, recupero, sonno e ottimizzazione dal punto di vista mentale. Molti atleti sono forti con i piedi ma meno con la testa. E questo fa certamente la differenza. Allarghiamo però il discorso a tutti noi, perché purtroppo la chiusura di palestre e piscine comporterà per molti la drastica interruzione di una sana attività sportiva. Adesso non parlo di quella dei professionisti, ma di quelli che vogliono tenersi in buona forma. Ecco, mentalmente come debbono reagire? Come possono ricostruire, voglio dire, una tensione mentale corretta e non lasciarsi andare? Beh, innanzitutto sono vicino a tutte le persone in questo momento che soprattutto anche in campagna stanno soffrendo. In questo momento bisogna riuscire a rimboccarsi le maniche, a reagire, ad affrontare guardando avanti e non stando chiusi nei propri pensieri verso il futuro, e avere la capacità di muoversi, di non stare fermi, nonostante c'è quello che ci viene imposto dal DPCM, perché la più grossa responsabilità che oggi abbiamo, caro Peppe, è quella di garantire ai nostri figli di potersi comunque muovere, poter comunque essere attivi, comunque trovare modi e soluzioni per non fermarsi, per non restare fermi lì, perché questo significa star peggio mentalmente, significa star peggio. Io ho scritto degli articoli, ho inviato all'ordine degli psicologi quelli che sono dati scientifici, perché possa muoversi in questa direzione e supportare ad esempio lo sport, il movimento. Bisogna reagire, Beppe, bisogna reagire. Questo un consiglio, ti chiede un solo consiglio Pasquale da Portici. Qualcosa da fare di pratico per la propria vita e nella propria giornata. 10 secondi. Chiudete per un momento gli occhi, per un secondo gli occhi, e focalizzate per un secondo l'attenzione sul vostro respiro. Rallentate il respiro, scaricate le spalle e fate questo per 30 secondi più volte al giorno. Semplicemente questo. Gli effetti che questo momento di silenzio, chiusura degli occhi, ha sul sistema nervoso sono di ribilanciamento e di scarico dello stress. Basta solo focalizzarsi sul proprio respiro. Sul respiro, l'aria che entra ed esce dal naso chiudendo gli occhi. Questo per 30 secondi. Lo sanno fare pure i bambini, lo si usa nei corpi speciali, lo si usa tra i giocatori professionisti e sono tecniche scientifiche validate. Quindi basta chiudere gli occhi, il cervello va in alfa e respirate lentamente. Questo riduce già lo stress ed fatelo più volte al giorno nei momenti in cui sentite che ad esempio siete più sensibili. Un sì o no? La buona musica può aiutare? Assolutissimamente sì. E allora la buona musica è quella di Radio Marte Sport Show. Saluto e ringrazio molto Aia Cerusciano, ti richiameremo perché hai suscitato grande attenzione nei nostri radiotelespettatori, e quando parliamo di buona musica, la buona musica è quella delle I Song di Radio Marte. Cercami, Renato. Un saluto a tutti. Ciao Pasquale, ciao Aia. Radio Marte e i suoi selector presentano I Song Gold. I Song. Le canzoni che raccontano la storia della tua radio preferita. Cercami da Dormente dei Pooh, omaggio che la nostra emittente ha deciso di dedicare per tutta la giornata al grandissimo Stefano D'Orazio, che stanotte ci ha lasciato. Dunque un grande classico della musica italiana, un gruppo che ha fatto la storia della musica italiana ma anche della nostra vita, e D'Orazio ne era il meraviglioso poeta oltre che batterista. Pubblicità, Radio Marte Sport Show torna tra un attimo. Radio Marte Sport Show, calcio, musica e allegria. Radio Marte Sport Show, calcio, musica e allegria.
Il Napoli è chiamato ad un'altra prova importantissima, maturità contro il Bologna, formazione ostica con un allenatore che prepara in modo maniacale la partita e che ha, rispetto a Gattuso, il vantaggio di aver potuto dedicare l'intera settimana ad analizzare pregi e difetti del Napoli per provare le mosse e le contromosse adeguate. Questo è un aspetto certamente importante, in quanto il Napoli è rientrato nella notte da Rijeka, ha potuto sostenere soltanto due allenamenti, praticamente quello di venerdì e quello di sabato, prima di potersi poi dedicare alla partita del Dall'Ara. Dunque una partita non priva di incognite, non priva di difficoltà, non priva di ostacoli per una squadra che deve mantenere a tutti i costi il passo Champions. Il Napoli non può permettersi di restare indietro nel gruppo di test. Una partita dunque assolutamente imprescindibile per gli uomini di Rino Gattuso, che andiamo a presentare insieme a Manuel Parlato, collega giornalista tra l'altro di Sport Italia e di Canale 21. Buongiorno Manuel. Buongiorno a te Peppe. Sottolineava in un messaggio Francesco dai quartieri spagnoli che il Napoli si troverà di fronte il Bologna, che ha un allenatore che prepara in modo maniacale le partite. È certamente una difficoltà questa, visto che Gattuso invece ha avuto 48 ore e due allenamenti appena per poter mettere a punto le soluzioni. Ma io penso che contro il Napoli la partita gli allenatori la preparano sempre bene, cioè è chiaro che affrontare il Napoli è uno stimolo in più per gli altri e può essere un'insidia per lo stesso Napoli affrontare un avversario tra virgolette sulla carta più battibile rispetto ad altri. Allora questo è anche un aspetto importante sul quale dobbiamo ragionare. Anche il pareggio ieri del Sassuolo contro l'Udinese dopo la prestazione al San Paolo deve far riflettere anche che tutte le squadre nel nostro campionato hanno degli alti e bassi e ci vuole un pizzico di continuità per cercare di restare lì su in cima e questa sarà secondo me una caratteristica per tutte le squadre, una situazione che riguarda l'aspetto mentale di tutte le squadre, di tutti i giocatori che sicuramente sono dei privilegiati, Peppe, però l'aspetto mentale, quello che stiamo vivendo, sugli spostamenti, sulle partite che devono affrontare, cioè io penso che anche per loro da un punto di vista mentale questa situazione possa... Te lo confermo perché ho avuto la possibilità, seguendo il Napoli in Croazia, di guardare, di parlare da vicino con Elmas e davvero sono rimasto molto molto impressionato di quanto questo ragazzo sul suo volto avesse la sofferenza per la brutta esperienza passata. Se si pensa che un atleta è chiamato a portare il proprio corpo oltre i propri limiti, beh, questo la dice lunga. Manuel, io credo che ci sia un problema però a questo punto anche di qualità tecniche, perché per esempio in Croazia Mertens sempre libero tra le linee nel primo tempo e Demme e Lobotka che non l'hanno mai trovato perché non hanno nei piedi quel passaggio verticale che è una delle chiavi del successo del Napoli e senza il quale oggettivamente il Napoli davvero può far poco male agli avversari. Ma sì, io penso che il giocatore imprescindibile in questo 4-2-3-1 il Napoli lo abbia trovato ed è Bakayoko. È chiaro che se vai a cambiare due pedine che comunque sono due ottimi giocatori però insieme possono andare in difficoltà è chiaro che puoi aspettarti una prestazione del genere. Penso che contro il Bologna torneranno Fabian e Bakayoko, diciamo è la coppia titolare, diciamo così, rispetto a quelle che sono le scelte, le gerarchie di Gattuso per quanto concerne il centrocampo. Toni Dall'Arenella invece, Emanuele, ti chiede, Toni Dall'Arenella e non il Toni Molà che coordina la regia di questo programma, se ci sarà spazio per Zielinski dal primo minuto. Ma io credo che possa rientrare in un ballottaggio con Mertens, perché durante questa settimana Gattuso lo ha provato come sottopunta e potrebbe essere un ruolo secondo me che può ricoprire tranquillamente molto bene il polacco, forse dare quell'equilibrio giusto al sistema soprattutto offensivo del Napoli. Credo che questa opportunità possa garantire a Zielinski di rientrare in una rotazione più ampia rispetto ai ruoli che riesce a ricoprire, perché anche da lui, diciamoci francamente Peppe, ci aspettiamo di più e di meglio, salto di qualità, il salto di qualità è un giocatore che
Zaleschi ha 26 anni e credo che sia arrivato il momento di fare questo salto di qualità. Per quanto riguarda Mertens, diciamo qualche battuta d'arresto ci può stare, perché è un giocatore che comunque ha raggiunto anche mentalmente dei record importanti con la maglia del Napoli, ha 35 anni, ha un contratto rinnovato, credo che possa anche un attimino rifiatare e soprattutto dare spazio anche ad altri, quindi questa potrebbe essere un'opportunità, però è chiaro che la rifinitura di Gattuso ci potrà dire di più rispetto a questa possibile scelta. Benissimo, ti ringrazio davvero Manuel del tuo intervento, ti lascio ai collegamenti con Sport Italia, agli interventi di Canale 21, buon lavoro, e possiamo dire, sintetizzando anche le parole di Manuel, che questo periodo è un po' agrodolce per il Napoli, e per correggere questo sapore non sempre, come dire, gradevolissimo, un negramaro ci sta proprio. Arte Sport Show. Calcio, musica e allegria. Radio Marte Sport Show. Calcio, musica e allegria. Storia bella, e Fedez non sbaglia un colpo insieme alla sua adorabile mogliettina Chiara Ferragni, che ha portato prima del lockdown il figlio alla Pinacoteca di Brera, secondo me facendo una cosa bellissima. Adesso si potrà parlare, si potrà dire che sono simbolo di vacuità e di apparenza, ma devo dire che questa coppia è una coppia che spacca davvero, e a me piace molto anche l'idea che la Ferragni stia visitando numerosi musei italiani per far riconoscere al pubblico. Io ho portato i miei figli fin da bambini, piccolissimi, a 3 anni, nelle sale dei musei, e credo di avergli insegnato il gusto per il bello. Viva Chiara Ferragni, viva Fedez, viva le cose belle, viva le storie belle come quella del Benevento. Belli! Ma questa storia del Benevento è ancora bella o le sconfitte cominciano, come dire, a creare qualche tentennamento in casa giallorossa? Ciao Peppe, innanzitutto, guarda, il clima dopo le ultime 3 partite, le 3 sconfitte patite dalla squadra giallorossa, ovviamente è un po' di delusione. Lo stesso Inzaghi ieri si è lamentato un po' per questo fatto, perché chiaramente c'è stato un invito alla concretezza. Il Benevento è una neopromossa con tutte le difficoltà che ciò comporta. Ovviamente qualche tensione c'è stata. C'è stato anche questo mini ritiro voluto dal presidente, nel corso del quale c'è stato un franco confronto tra la squadra, il presidente, l'allenatore e il direttore sportivo, e oggi è un appuntamento importante, la partita con lo Spezia è un prima crocevia in questa stagione. Sì, è una sorta, posso dire, di play out? Beh sì, sicuramente, perché chiaramente le 2 squadre sono divise da un solo punto. Lo Spezia viene dalla sconfitta allo Stadium con la Juventus, ovviamente è una squadra che ha un ottimo allenatore italiano e tra gli allenatori emergenti che si sono visti all'opera finora. Chiaramente non è un incontro facile, anche perché per questa caratteristica dello Spezia, che tenta sempre l'aggressione a tutto campo con un pressing asfissiante che chiaramente crea delle difficoltà nella manovra delle squadre avversarie. E dunque queste sono le partite da vincere, cioè queste sono le partite, Billy, nelle quali, se vuoi salvarti come il Benevento vuole e può fare, deve vincere senza se e senza ma, perché ripeto, sono scontri non diretti, direttissimi, soprattutto perché poi non solo prendi punti tu, ma li togli alle rivali. Chi potranno essere gli uomini chiave per la formazione di Pippo Inzaghi? Ma io conto, diciamo così, su una prova di carattere da parte di Sau, perché finora è stato impiegato poco. Oggi ha l'opportunità, ieri Inzaghi ha già annunciato che sarà titolare, sostituirà lo squalificato Caprari. Credo che sia un elemento ancora in grado di fare la differenza, perché è dotato di tecnica, velocità e soprattutto esperienza per quanto riguarda la Serie A. Benissimo, io ti ringrazio davvero molto Billy, buon lavoro naturalmente a te, che sei molto bravo a raccontare le vicende e con grande attenzione del Benevento, e forza strega, mi permetto di dire, come sta scrivendo anche Francesco che vive a Pompei e simpatizza, pur essendo un grande tifoso per il del Napoli, anche per la casacca giallorossa. Grazie, Campania Unita anche nel tifo, grazie a Billy Nuzzolillo, e ascoltiamo questo messaggio. Salve,
chiamo Luigi da Napoli, volevo chiedere un vostro parere per quanto concerne il tribunale che dovrà decidere sulla partita con la Juventus. Io mi domandavo, ma non ci può essere qualche giudice, qualche appello nel dare il contrario, la partita persa a tavolino e il punto di penalizzazione alla Juventus? Ok, chiarissimo il pensiero del nostro amico, no, perché chiaramente la Juventus si è attenuta rigorosamente al protocollo dal punto di vista del suo comportamento burocratico. Poi lo spirito sportivo, la lealtà sportiva sono un altro mestiere. Ne riparleremo, perché appena ripartiremo con il nostro programma avremo l'attesissimo incontro con il direttore Enrico Fedele. Intanto musica con i Phoenix, l'informazione e poi Enrico Fedele. Radio Marte e tu presentano E-Song. E-Song, la canzone che ti rappresenta. E-Song, una canzone. Torni a vivere un momento, un giorno, una storia d'amore, un'emozione unica tutta tua o che hai condiviso. Se anche tu ne hai una, ma anche due, tre, quattro, quella è la tua E-Song. E-Song, un pezzo che ti rappresenta, perché ci sono canzoni che diventano la nostra vita. Manda un vocale al 339-666-9990. Dici il titolo e perché la vuoi ascoltare. E-Song. Radio Marte Sport Show. Calcio, musica e allegria. Radio Marte Sport Show. Calcio, musica e allegria. Bonjour, bonjour, mes amis, bienvenue a Radio Marte Sport Show. Sempre Radio Marte, ragazzi. Ma mi dicono che il direttore Fedele oggi è un po' francesizzante. C'est vrai, monsieur le directeur? Ça va, Joseph, ça va, Joseph. Ça va très bien, monsieur le directeur. Oui. Ma com'è che mi sei diventato francese? Che è successo? Ho sempre amato. E dalle scuole, dal liceo, dal ginnasio, lo parlo abbastanza bene. Quindi io sono un francesizzato. Benissimo, a proposito di francesi del Napoli, chi non l'ha parlato benissimo a Rijeka, ma non è colpa sua, è stato Mertens, che non gli hanno passato una palla nel primo tempo da Melo Bocta, neanche per sbaglio, ecco, neanche per errore. Peppe, la posizione di Mertens è quella che mi dà più preoccupazioni, perché Mertens sta giocando a 40 metri dalla porta. E no, è lui che è bravo negli ultimi 10 metri. Quindi io credo che bisogna rivedere questa cosa, rivedere un poco l'assetto del Napoli. Perché se gioca con il 4-2-3-1, Mertens, a mio giudizio, è penalizzato. Così come con Ruiz non andiamo alla palla di luce. Sì. E quindi Osimhen, facendo dei movimenti non ad attaccare lo spazio nell'ampiezza, rischia, perché è giovane, ha grande prospettiva, però non possiamo aspettare che venga la manna dal cielo. Sì, io allora immaginavo io... infatti, perché Enrico, il mantra che si ripete da un po' di tempo è mentalità. Ora, certamente questo aspetto non è di scarso momento, però io credo che stanno venendo fuori dei problemi tattici che vanno risolti. Sì, bravo, quello di c'è Mertens... un po' di confusione, c'è un po' di confusione anche in Gattuso. Gattuso non può assolutamente schierare una formazione dove 10 giocatori sono quelli di gennaio che hanno fatto il 7° posto e l'11° è Petagna, quindi non ne parliamo proprio. La società ha il dovere di intervenire e dire a Gattuso: guarda che per noi la Coppa Italia è importante, gli esperimenti si fanno a capo Kennedy, gli esperimenti o in un laboratorio o nella chimico, Guayana francese, o in un laboratorio chimico. Quindi il Napoli messaggio ha una struttura. Sentiamo, ha tentato un gioco, secondo me è venuto il momento di tentarne un altro. Il Napoli in questo momento, a mio giudizio, deve giocare con un 4-3-3. Purtroppo Osimhen in questo momento, fino a che non diventa bravo, e può diventarlo perché ha doti naturali eccezionali, devi aspettare o entrare a partita in corsa, ma i tre devono essere Politano, Mertens e Insigne, con Bakayoko in mezzo e con ai lati Zielinski e Fabio Aruz. Sentiamo questo messaggio. La mia Isongo, vorrei ascoltare la Steve Roger Band, Alzati le gonne. Ciao.
E perché no? Ti accontenteremo sicuramente nei prossimi passaggi. Ecco, vedi, anche noi vorremmo in campo questo quello, così come i nostri radiotelespettatori partecipano a questo percorso di riscoperta della grande musica italiana ed internazionale attraverso le e-song. Detto questo, domanda per gli ospiti, visto che nel caso Fedele, visto che la Juventus, dov'è il messaggio, è in difficoltà, perché questa squadra ha dei momenti di calo e non ne approfitta? Domanda Gino. Perché la Juve in questi momenti? Mm-hmm. Ma che la Juve è praticamente in un momento di riflessione. Mercoledì ha fatto un 4-4-2, lo riproporrà. Quindi ci sono degli esperimenti. Come si parte il Napoli con Sarri? Era partita che doveva giocare Savonara. E poi col tempo, anche con il conforto del consiglio dei giocatori anziani, si è trovata la giusta quadra. Il Napoli in questo momento è confuso, lo stesso Gattuso non sa come giocare, a mio giudizio. Ti chiedi, allora, allora deve pigliare una decisione, Peppe. Esatto. Ti chiede Antonio, io giocherei con 4-4-2 con Mertens e Dosimhen avanti addirittura. Ma scusatemi, ma il 4-4-2, noi vogliamo fare i numeri, allora chiamiamo il professore Trombetti. Ma se faccio una domanda, se si abbassano Politano da un lato ed Insigne dall'altro, come fanno? Come diventa la squadra? Sì, effettivamente. È un 4-4-2, beh. Perdono. Sì, sì, è questo. Se Politano si abbassa sulla linea di Fabio Ruiz e si abbassa dall'altro lato un altro giocatore, che è Insigne, o chi sarà, ai lati di Bakayoko, come diventa la squadra? Corretto. Allora, sai che ho visto, diceva senza Politano, aggiungeva il nostro amico, insomma, però onestamente la vedrei molto sbilanciata la squadra, onestamente. No, l'altra alternativa, ti dico io quale potrebbe essere. Il Napoli ha bisogno di esterni che tagliano, di piede contrario, se deve giocare così bene, eh? Quindi anche forse un avanzamento di Ruiz che potrebbe portare poi al 4-3, ma questo, ripeto, la migliore posizione di Osimhen è quella di avere ampiezza e spazio. Se tu hai due esterni che tagliano nel campo, ma hai però due terzine che attaccano, lo spazio viene chiuso. Certo, assolutamente. Quindi o si fa un tipo di gioco solo per Osimhen. Caduta la linea, pensiero chiarissimo del direttore, ampiezza spazio e profondità naturalmente, perché poi Osimhen dà il meglio di sé nella profondità. Conversazione molto interessante su tantissimi temi tecnico-tattici, non so se siamo riusciti a recuperarlo. Sì, lo riprenderemo di qui ad un attimo. Effettivamente, ripeto, il discorso della mentalità è certamente un aspetto delle questioni attuali del Napoli, però sicuramente secondo me c'è un tema tattico che va sciorinato, insomma. C'è ancora un radiospettatore che propone al Napoli di fare un gioco attentistico ripartendo con Osimhen e Lozano. Se riesce a recuperare il direttore Enrico Fedele, la poniamo a lui questa domanda. Direttore, bentornato. C'è un'ultimissima domanda, prego, prima di prego. Chiede un altro radiotelespettatore: perché invece non fare un gioco attentistico e ripartire con Osimhen e Lozano? A scapito di Mertens o Insigne o Politano. Cioè, il problema, sono d'accordo, il Napoli per giocare con Osimhen deve non imporre il gioco ma subirlo. È nelle corde di Gattuso, guarda, che sta in una situazione molto imbarazzante, deve essere chiaro, e la società se lo deve far spiegare, perché mai come in questo momento, con una rosa tanto ampia, ma soprattutto duttile, soprattutto una flessibile, con i cinque cambi può cambiare modulo. Ecco perché io metto il Napoli tra le favorite delle prime quattro. Corretto, un potenziale da sfruttare al 100%. Grazie, come sempre. Grazie, Enrico Fedele velocizza la nostra trasmissione, tanti i messaggi per lui, cerchiamo sempre di rispondere a tutti. Adesso invece Radio Marte Sport Show, calcio, musica e allegria. Radio Marte Sport Show, calcio, musica e allegria. Ed il Bologna, abbiamo fatto anche una piccola riflessione sul Benevento, ci concentriamo adesso in questo blocco sui piaceri della tavola, perché il cibo insieme al calcio rappresenta un grande piacere della vita, e quando poi questo cibo ce lo prepara una principessa come Nausica Ronca, beh, e allora che cosa dire? Buon pomeriggio, Nausica.
Ciao, ciao Peppe, buongiorno. Andate stai? A visitare la pagina social di Nausica Ronca perché scoprirete un mondo di eleganza, di bellezza, di simpatia e anche di tenacia, perché Nausica è tostarella, così come naturalmente loggatevi, taggatevi su tutte le pagine di Radio Marte in modo tale di essere sempre in contatto con noi e ricevere anche inviti, offerte e iniziative speciali della vostra emittente preferita. Io abbraccio tutti i ristoratori Nausica, tutti coloro che lavorano in questa filiera che è strategica per il nostro paese dal punto di vista economico, sociale e culturale, però mi piace anche dire che nell'abbracciare tutti ci sono quelli che si lagnano e basta e ci sono come quelli come te che si rimboccano le maniche e si inventano la pizza della salute. Ma di che cosa si tratta? Allora, io ho creato una pizza molto semplice, antibatterica naturale. Perché? Perché è fatta con aglio, olio e peperoncino, riprende un po' il classico spaghetto conosciuto ormai in tutto il mondo, perché per la sua semplicità in realtà poi emana sapori e odori che sono eccezionali. Quindi olio extravergine d'oliva freschissimo messo a crudo, quindi non viene cotto sopra la pizza, per cui tutti i polifenoli rimangono lì, l'aglio che è un antibiotico naturale, il peperoncino, una spezia a me molto cara che fa bene a tante cose, tante anche tipologie di malattie, specialmente sulla respirazione. E qui e poi c'è il prezzemolo che la rende bellissima, perché poi mettere questo colore verde, il colore del peperoncino rosso, ha un sapore spettacolare, fa benissimo e mangiamocene tantissime, così questo Covid lo mandiamo a parcheggiare da qualche parte. Oh, come vedete la nostra Nausica non solo è bellissima ma è anche romanziera, direbbe Edoardo De Filippo, perché ha una preparazione anche chimico-organolettica straordinaria. Senti, ma un pezzettino di fior di latte non ci poteva stare bene in tutta questa meraviglia? Sì, io la metto, è una base bianca, il fior di latte c'è, non manca mai. Brava. Non manca mai sulle mie piste, il fior di latte c'è e anche di altissima qualità, quindi cerchiamo veramente con la semplicità di poter fare tanto e con la semplicità si può arrivare veramente dappertutto, quindi in questo periodo, anche perché ci sono pochi soldi, le persone non vogliono spendere tanto, anziché andare a rendire queste pizze cerchiamo di invece eliminare tanti ingredienti e mettere quelli fondamentali, perché con tre cose riusciamo veramente a far innamorare le persone. Oh, è una pizza, tu sai che io sono un po' in controtendenza con tanti nostri amici, penso ad Alessandro Condurro con il quale ogni tanto discuto di queste cose. A me piace la pizza che sa di pane, perché la mia famiglia ha origini contadine e per noi la pizza era quella che si faceva per preparare il forno dove si sarebbero messe le pagnotte. Questa sa un po' di pane anche. La mia sì, la mia è una pizza fatta col germe di grano, con farina germe di grano, quindi già parliamo di un tipo 1 e non un tipo 00. E poi è un impasto contadino, la mia pizza viene fatta con un impasto contadino, ecco perché nonna Nannina, pizzeria contadina, per cui viene fatta come si faceva una volta. E sa un po' di pane, poi è chiaro, la pizza non mette d'accordo nessuno, infatti ci sono diversi stili, c'è quella di Gragnano, c'è quella di Napoli, c'è quella salernitana, c'è sottile e croccante, quindi ognuno ha il proprio gusto, ma la cosa fondamentale e importante è la qualità degli ingredienti. Si può parlare di pizza per quanto ne vogliamo, quindi io non dico che la mia è la migliore pizza, come non lo è quella, che ne so, di Gragnano, è la migliore pizza quando i prodotti che ci sono sopra sono di altissima qualità. E se mi permetti nel salutarti, sperando di venire presto a Cava dei Tirreni per incontrare le tue delizie gastronomiche, anche l'amore che ci metti, che si vede tutto. Tu lo sai sempre che ti aspetto sempre, ti voglio un mondo di bene. E andate, aspetta me, naturalmente tutti gli amici di Radio Marte Sport Show, grazie a Nausica Ronca, e adesso ancora continua il nostro omaggio ai Pooh con Uomini Soli. C'è una piccola storia da raccontare su questa canzone. Nella versione originale li trovi dove la gente va, eccetera eccetera, per tutti il Corriere della Sera era il giornale che teneva tra le mani il protagonista o i protagonisti della canzone, poi la censura preferì sfumare in Giornale della Sera. Piccole curiosità, la grande storia della musica. Ciao a Stefano Dorazio. Radio Marte e i suoi selector presentano i Song Gold, le canzoni che raccontano la storia della tua radio preferita. Sport Show, calcio, musica e allegria. Io, Radio Marte Sport Show. Calcio, musica e allegria.
Eccoci con Radio Marte Sport Show, l'ultima mezz'ora da dedicare alla presentazione della partita del Napoli, la sfida molto impegnativa contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic, allenatore di grande carattere ma anche di grande qualità tecnico-tattica, partita difficilissima per gli azzurri, partita che inquadriamo con un grande ex allenatore del Napoli, un grande allenatore naturalmente ancora in attività come Gigi De Canio. Buongiorno a te Gigi. Buongiorno, bentrovati. Caro Gigi, allora partita molto complicata quella contro il Bologna, che ha avuto una settimana per prepararla, mentre il Napoli ha potuto sostenere solo due allenamenti dopo la sfida di Europa League contro il Lieca. Quali sono secondo te gli ostacoli, le insidie maggiori che Mihajlovic preparerà per il suo amico, nemico tra virgolette, Rino Gattuso? Io non credo che sia un problema di preparare la partita o non preparare. A questo livello ormai gli avversari si conoscono tutti, a livello sia di calciatori che anche di filosofia di allenatori, quindi è uno scontro abbastanza aperto. E tutto dipende soprattutto da parte del Napoli nel comprendere e nel immedesimarsi subito in una partita contro un avversario veloce, molto bravo, molto ficcante soprattutto nelle ripartenze, nelle giocate in verticale e con alcuni uomini di buona qualità. Quindi Napoli deve fare una partita di grande livello. Chiede Luisa, che ci scrive dalla provincia di Benevento, quali sono gli avversari più temibili del Napoli tra le fila del Bologna? Chi sono i pericoli pubblici, quelli da non perdere mai d'occhio? Da parte del Bologna o da parte del Bologna? Ma, a me piace molto Orsolini in particolare. Palacio è ormai una certezza e quindi un giocatore che conoscono tutti. Orsolini è un giocatore che ha grande qualità e ancora, ha ancora un rendimento altalenante, però è un giocatore che ha delle giocate importanti, insomma, che quindi magari contro una squadra come Napoli, il classico giocatore che si infiamma e trova motivazioni incredibili. Quindi bisogna trovare il sistema di spegnere l'incendio sul nascere alle prime scintille. Bisogna cercare di essere più di metterlo in difficoltà, costringendolo ad inseguire, perché se prende lui il sopravvento è un giocatore che esprime molta qualità. Pasquale, che scrive da Portici, ti chiede di Petagna, che proprio è stato tra i peggiori in campo nella sfida di Rijeka. Che succede? Niente di particolare, perché un singolo calciatore, a meno che non si chiami Diego Armando o Edson Arantes Nascimento, insomma, o via di lì, non difficilmente risolve la partita da solo. Il Napoli è incappato, come capita in queste circostanze, in un avversario che si è difeso bene, perché è ripartito con qualità, come quando una squadra piccola incontra una grande, le motivazioni sono a mille. Il Napoli non è riuscito a fare il suo gioco e naturalmente la punta ne ha risentito, poi soprattutto una punta come Petagna che ha bisogno della collaborazione della squadra. Senti Gigi, continuiamo a riflettere su questo tema. Io sono convinto che questa stagione né in Italia né in Europa abbia dei padroni già scritti. La Juve resta la squadra da battere, ma non credo sarà la tiranna dei campionati precedenti, Inter, Milan per tante ragioni eccetera. Secondo me la parola magica in questa stagione è continuità. Cosa manca al Napoli per essere continuo nei risultati e nelle prestazioni? A mio avviso i giocatori forse si specchiano ancora troppo in quella bellezza che l'ha contraddistinta negli ultimi anni e quindi devono avere la consapevolezza che si può giocare in altri modi e che l'essenza del raggiungimento del risultato è l'aspetto più importante di qualsiasi altra cosa.
per vincere e affermarsi. Dunque non questa mentalità di chi arriva, si mette la maglietta e scende in campo. Gattuso non le ha mandate a dire nel post partita contro il Rijeka, eh? Messaggio fortissimo alla squadra. Gattuso infatti conosce bene questo tipo di mentalità, perché lui l'ha sempre avuta, per questo da giocatore, da piccolo giocatore è arrivato a grandi livelli, e poi da piccolo giocatore arrivando a grandi livelli si è trasformato in un grandissimo calciatore e ha raggiunto risultati importanti, quindi lui conosce la strada e i giocatori devono imparare a seguirlo di più e meglio. E dunque secondo te cosa succederà domani in questa sfida? Il Napoli riuscirà a mantenere il treno del passo Champions, o io possiamo aspettarci che si ci allontani anche da questo blocco, da questo io penso di sì. Io penso di sì, perché il Bologna e Mihajlovic meritano grande rispetto, i giocatori lo sanno, non sottovaluteranno l'impegno, e quindi credo che sarà sempre una partita difficile, perché l'avversario è di valore, e partite facili, come si è visto anche con Rijeka, che in altre circostanze poi con qualsiasi altro avversario ha preso parecchi gol, l'avversario che si chiama Bologna non può assolutamente essere sottovalutato, questi giocatori lo sanno, ne verrà fuori una bellissima partita, difficile ma con un risultato che arriverà a Napoli. Un'ultimissima domanda, sapendo la nostra diatriba sul ruolo del portiere, domani secondo te ci chiede Gaetano da Capodimonte o Spino Meret? No, va bene, ormai si è capito il discorso di Gattuso, evidentemente ha trovato anche nei due ragazzi l'equilibrio indispensabile che possono aver da parte loro dimostrato che sono capaci di gestire questa situazione in questo modo, e quindi continua a dare spazio ad entrambi, e credo che alla fine insomma sta avendo ragione lui. Grazie di cuore a mister Gigi De Canio, che continuiamo a vedere naturalmente a Canale 21, ma che prima o poi ho l'impressione vedremo impegnato in una importante panchina di Serie A. Grazie davvero mister. E quando si dice LP, in genere si pensa, voglio dire, al classico disco di vinile, ed è vero, verissimo, però può voler dire anche Laura Pergolizzi, la cantautrice del momento, The One That You Love. Come vorrei essere colui che ama la Pergolizzi, protagonista di questa bellissima traccia musicale che riscalda il cuore. Ricordiamoci la partita del campionato scorso dove soffrimmo tanto, questo Bologna ci ricorda Clarlo, mentre invece Amedeo, nostro appassionatissimo radio telespettatore, invoca la presenza di Insigne. Il capitano deve giocare. L'ultimo break pubblicitario, un pizzico di musica e poi gran finale con Sport e Bellezza. Radio Marte Sport Show. Radio Marte Sport Show. Calcio, musica e allegria. Radio Marte Sport Show. Calcio, musica e allegria. Ci porta a gran ritmo al rush finale del nostro programma Radio Marte Sport Show, ogni sabato dalle 12 alle 14, due ore per inquadrare la partita del Napoli, ma anche per concederci tante belle divagazioni tra i piaceri della vita, lo sport, la buona cucina, l'arte, la bellezza. Ascoltiamo questo messaggio vocale, l'ultimo della puntata. Il Napoli deve giocare col piglio della grande squadra, non può dimostrarsi troppo remissivo e timoroso. I calciatori devono essere dei montagne davanti agli avversari senza scostarsi e dire che fanno. Un saluto da Deo. Grazie Deo, nostro radio telespettatore affezionatissimo, grazie anche per i complimenti che mi rivolgi e rivolgi alla formula di questo programma che il nostro direttore, l'azienda hanno voluto proprio per cercare di coniugare le passioni e di contribuire alla crescita dello spirito comunitario, anche per tendere la mano ai settori e alle persone in difficoltà. Sara, buon pomeriggio. Salve, buona giornata. Sara, tu mi affascini molto perché condividi le mie passioni per la bellezza, ma poi c'hai un cognome, Prosso Mariti, che sembra il titolo di un film della Wertmüller, ed è straordinario, insomma, ecco.
Diciamo che è greco, quello sì, quello l'ho scoperto perlomeno. E cosa vuol dire l'etimologia? Dice che è il nome di una conchiglia greca. Wow, non lo so. Una conchiglia piena di ricchezze. Il nostro Amedeo, hai sentito, no? Individuava nel Bologna, una squadra molto difficile, e nei calciatori del Napoli delle montagne che si devono ergere contro l'urto felsinio. Tu mi pare che sei riuscita, in un momento complicatissimo per voi guide turistiche, a coniugare la montagna, la pratica sportiva, con la bellezza e l'esplorazione. Di che si tratta? Allora, diciamo che già prima che cominciasse il problema del Covid avevo conosciuto i rappresentanti di un'associazione che si chiama Dinamica SD, che si occupano di Nordic Walking, praticamente una passeggiata, quella fatta con i bastoncini, sì, in cui praticamente si riesce a coniugare diciamo tutta una serie di attività che permettono di migliorare la circolazione, poi va bene per qualsiasi età, è molto semplice. E loro hanno preso l'abitudine, diciamo, a partecipare ai miei tour, quindi cerchiamo di coniugare queste passeggiate, quindi lo sport, tra virgolette, anche se non è uno sport competitivo, con quella che è la cultura. Capire, tu per esempio, ovviamente non andate nei musei, cioè siete in luoghi all'aperto. A volte vengono anche nei musei, organizziamo proprio delle cose nei musei, però c'è la possibilità, le lasciano all'ingresso, una passeggiata all'aperto. Dico, i bastoncini li lasciano al concierge nei musei, no? Esatto, per esempio se facciamo l'area di Caserta, facciamo prima l'appartamento, sì, e poi riprendono i bastoncini e si va nel parco col giardino inglese, quindi si riescono a coniugare bene tutte e due le cose. Quindi cercano dei tipi che hanno delle caratteristiche particolari. È una camminata veloce, posso tradurlo così? Sì, con questi bastoncini, però la caratteristica è proprio questa, è stata introdotta appunto nel nord Europa e prevede questi bastoncini che danno ritmo e quindi permettono di muovere anche le braccia, quindi tutto il corpo partecipa. Devo dirti che io ho un'idea un po' diversa, cara Sara, perché a me ci piace molto la contemplazione. A me piace scegliermi un angolo e guardarmelo con calma, anche per caratteristiche fisiche evidenti, ma forse un po' di Nordic Walking non mi farebbe male, devo dire la verità. È bellissimo, è piacevolissimo. Immagino nella Reggia di Caserta, ma immagino anche negli scavi di Pompei. In realtà, tipo il Bosco di Capodimonte. Bosco di Capodimonte, come no? Si può fare in tanti posti, c'è l'oasi del WWF di Sant'Ilvestro, ci sono tante zone, anche paesini, borghi, per cui tu visiti il borgo e ti fai questa passeggiata. Bene, grazie Sara, io abbraccio molto te, tutte le operatrici del settore, gli operatori, perché il turismo è una filiera fondamentale per il nostro paese e di questa filiera le guide turistiche sono spesso l'anello più debole, perché già vivono ovviamente a volte di ingaggi precari, nel senso che legati alle stagioni, ai flussi turistici, oggi per voi tutto questo è finito ed è davvero molto difficile far quadrare i conti. Tu però non ti arrendi e proponi anche dei tour guidati attraverso delle lezioni. Come avvengono? Di che si tratta? Allora, diciamo che io praticamente con l'ausilio di immagini, a volte anche video, racconto quelli che sono i siti. Per esempio, oggi facciamo Puma, ma possiamo fare anche delle cose alternative, tipo sabato scorso abbiamo fatto un Halloween particolare con 60 bambini a cui ho raccontato i miti greci più spaventosi. Quindi si usano le immagini per poter fare una video lezione, anche perché, a parte che così noi rimaniamo attivi, ma c'è anche un altro fattore da calcolare. In questo periodo c'è tanta gente che è rimasta chiusa in casa da sola. In questo modo, diciamo, passa un paio d'ore ad interagire con qualcun altro, pur essendo solo a casa. Quindi gli fai compagnia, di fatto. È un po' un modo per cercare di tenerci su tutti quanti. Teniamoci su. Voglio salutare anche Paolo Giuliarini, il direttore del MAL, che ha chiuso il museo regalandoci delle immagini meravigliose di quei capolavori. Io ho un po' un conflitto di interesse perché adoro il MAL tra tutti i meravigliosi musei della Campania del mondo, e in particolare pensare che per un po' non potrò vedere la mia Venere Callipigia mi fa davvero molto molto male al cuore. C'ho una passione per la Venere Callipigia. Ma c'è anche la Venere di Sinuessa, che è della mia città, che sta lì ed è bellissima. Lo so, però io la Callipigia ho una passione particolare, insomma. Sara, infine, per poter contattare il tuo mondo, per poter essere informati delle tue attività, che bisogna fare? Allora, basta andare su Facebook e cercare Moro Sofi, che significa follemente saggi o saggiamente folli, perché in questo mestiere bisogna essere sia saggi che folli per imbarcarsi in queste imprese. Quindi Moro Sofi. Moro Sofi, quindi sulle pagine Facebook, le pagine web, è facilissimo. Grazie di cuore Sale, ti abbraccio. Grazie, e abbraccio a voi, con te buona giornata. Tutte le amiche e gli amici che svolgono il preziosissimo servizio di guida turistica, perché aiutate anche a far conoscere la nostra città a tutto il mondo, e questo è un merito
straordinario. Dunque, Stati Uniti della Campania, come recita spesso e vuole il nostro direttore Gianni Simeoli, uniti nella bellezza, nella voglia di resistere, nella voglia di fare comunità in un momento difficile e in tempi difficili che ci attendono, con l'informazione, l'intrattenimento, l'approfondimento e tanta buona musica. E con la buona musica e Tony Mola dalla regia vi auguriamo ancora buon sabato. Ci rivediamo. Radio Marte e tu presentano i Song. I Song, la canzone che ti rappresenta. I Song. Capo di chino, ringraziandovi per l'affetto e l'attenzione, Radio Marte Sport Show torna sabato prossimo dalle 12 alle 14 ogni giorno. Naturalmente gli appuntamenti della redazione sportiva sempre dalle 12 alle 14 con la staffetta Aurienma e i colleghi D'Alessandro, Sarnataro, Gifuni, Tina e tutto il team. Domani naturalmente appuntamenti speciali in occasione del match tra il Napoli ed il Bologna. Buon sabato, buon sabato. Radio buon sabato, Marte Sport Show. Calcio, musica e allegria.